arrivare fino alla cabina elettrica. Dalla cabina elettrica, mi segua bene, certo. Dalla cabina elettrica in poi è ricompresa in quell'ordinanza generale del prefetto che scadrà il 31 dicembre 2011. Vabbè. Per cui io ho fatto verificare, ero già convinta, ma per scopo ho ritelefonato al capo di gabinetto della questura, la quale me l'ha letta al telefono, e secondo me voi non avete capito perché una parte è decaduta e quindi va bene fino alla cabina, tant'è che se il disabile vuole venire fino alla cabina elettrica può venirci benissimo, nessuno lo denuncia, non può andare da lì. Quindi io direi non lo istigate a far passare a tutti i costi a commettere un reato, A perché non ci passa perché ormai i beta sono stati già pulizzati, B perché è quindi noi non andiamo via, poi andate via, quindi è un campo di concentramento per disabili, poi fate la strada che avete fatto sempre in questi giorni. Ma guardi che noi siamo passati di qua, io non sto dicendo cosa devi fare, ti sto dicendo che deve passare una persona disabile, però guardi che sto ragazzo disabile abbiamo fatto male, lo dice lei. Io sono passata da questa strada, adesso c'è da fare, mi spiace, oltre alle regole delle prigioni c'è anche la regola della ragione e del cuore. Questo ragazzo non potete fare una cosa del genere, assolutamente, molto male. Comunque sappia, dottoressa, guardi, è una questione di punti di vista, siamo passati da sopra, siamo passati di qua, si vede che non c'era nessuno. No, ci siamo fermati. Da quando è arrivata la polizia io ho l'ordine di far rispettare. Scusate, è solo questo tratto di strada. Non vabbè, faccia come crede. Ma una cosa, se non c'è nemmeno. Ma faccia come crede. Che cazzo di discorso fai? Ma delle barriere architettoniche. Con lei siamo. Ma faccia come crede, lei è il prefetto, il viceprefetto, che ha fatto una bella ordinanza che dobbiamo sparire tutti quanti. Pensi se lei avesse un figlio in sedia a rotelle? Che non lo fanno passare, che direte? Ma non può fare figli, deve fare carriera. Silenzio. Purtroppo. Non scadiamo nell'insulto, che qua bisogna fare il saluto.